intanto però c'è una settimana così al vento, come? Ma mi dai caro, non mi dai caro, se la faccio finire. A proposito, quartiere, ruota. Sì, è arrivato tutto il materiale. Mattoni, cemento, le due vasche da bagno, le piastrelle, tutto. Oh. Il cemento non si esce da queste cose. Ma se tu ti piace, la signorina sì, a me sì, anche se ne avrei preferito un rosa più pallido, sinceramente. Non mi sta molto contenta la ragazza vostra, vorrebbe lei. No, mi sta attenta di più. Ma voi parlate di quella ragazza tedesca che la sua io. Sì, non ci pare. No, vedete, lui non è la mia ragazza, no. No, no, è una mia cliente. Io le ho restaurate parecchie vite. Umeri, ma da stattile, perché è esperta d'arte, se ne intende, Umeri. Arriva la fana a portare vero. In questo periodo è ritornata per un po' di tempo in Germania, però a breve ritornerà. Umeri, mi raccomando, mi raccomando che faccio per fare. Vuole che voglio dare sorpresa alla serie A, perché quella ragazza, Umeri, quando dà un giudizio sulla scelta della successione dei colori, il suo non è solo un giudizio, gli hai una sentenza, me! Facci per caso, sta andando bene, ma raccomando. Per questo io mi chiamo Ruggero. 30 anni, quanta volta ho fatto cancellare questo Ruggero? 30 volte, fino a punto, l'avevo deciso. Ma lo dico che tra qua, la taglia, la tedesca, sì. Come faccio a fermare? Vedete, firmo vostro, la prossima. Sinceramente, qua dove avete disegnato il futuro, questa soluzione non mi persuade più. Non mi persuade più, vi spiego anche perché. Questa stanza, questa stanza è esposta a mezzogiorno, questa prende ore, prende sole a tutte le ore del giorno. Questa è calda d'inverno. Un maestro febbraio lo facciamo, ma avevamo fa curato d'estate. Non fece con me, si è finito l'arco. Thank you.
54 mesi, ruta, una bella, si fa una conta di terra, le due vasche da bagno, mettiamo la vasca da bagno, cioè sai che l'avevo un pezzo, come ci vuole? E ci tutti che fai? Ti ho la mano con la pesce in piedi! Scendi un'altra!
tanto di cucuraggio. Ma piano piano me la fatta a capelli. E innamorai a capelli! Thank you.
Vado. Si chiama? Si sale? Si chiama? Volete aiutare? Non conosco tutti me, non tengo amicizia.
Angelino, quando ti devi cominciare? Sembra un zappa e sei che te capai. Ma buon animo di mammina. Non mi diceva notte, mamma teneva a me. E come ci posso diceva, le notte, è molto più fruttanza. E la casa, mammina, era dedicata come una livella, ma stava sempre tino che te. Papà occupava a fare il decoratore quando si andava a casa, non mi guarda tutto a posto, lui, Giovanotto, la camicia si guarda e l'altro si mette. Un uomo a letto me. E le noci, lavare, strada, cucce, ma come non si parla. Poi mi la spalla, che se la stava dentro, con la spalla. O voglio entrare, al corso da tra. E fai le nottate accanto a mammina quando soffriva di oppressione. E queste sono le pillole, lo sciroppo, le mani, e le non ti voglio pettinare, e le non voglio dire giù fresca, e le non che ti lo dare a fresca. Non si dice perché un signore la chiama. E me la sellerete per il papà. Lui non parla. Ma io capisco tutto quello che può. Conosco tutte le sue manie e tutte le sue abitudini. Quello che deve mangiare e quello che gli piace mangiare. E se mi fa fare il bruciato, quando le non ce lo faccio fare, mi fa fare il bruciato. E non li faccio in due giorni. Non so pocasso perché so pocasso per non lasciare pezzi. Buono. Buono, chiama dacci tutto da rosta, Teresa. Certe richieste che non ho mai soddisfatto.
ce la inventiamo, insomma, ma potrebbe nascere anche qualcosa di serio, vero? Qualcosa di concreto. Però a quel punto nessuno in questa casa ti verrebbe a dire quella è la porta e fila lì adesso. Ma è chiaro, vero? Che quello che sei stato per la casa finora, quello continueresti ad essere, eh? Faccio anche le mie, non dovevo. Anche che io sono
facendo sta materia, si è piacere. Certo, che lì non ho mai visto il professor così arrabbiato. No, te lo stiva a quella parte e si va alla scoteca che teneva a cuso d'ottavo. Ma andava da gente su Cisco ieri. Ce la teneva in di. Trovo come le non ci appaccia. Pazzo che come non va a mettere su tutti i fucci di un'altra. Ma come a muovere senza buttare bene se mai la faccia? Ho capito, ma perché? Oh, bravo! E di che vuoi sapere i fatti senza che te ne vai a formatore? Angeli, io non vado a formatore. Se non la dici la ragione, mi fai un favore. Se non me la dici, ne fai due. Perché pare che il professorio si è innamorato di una tedesca e se la vuole sposare. Scherzando, ci vuole. Caccio il carte e se la sposo. Ma non ti vado, no, ho preso il carte. E io? Dopo che ho fatto la chiave, ci fai lui, a me cosa mi va? Che c'entra? Sempre vostro fratello e la moglie diventa vostra cognata. Ma aspetta, c'entra, no, non nemmeno quanti ha curato. Angelina, innanzitutto ti devi togliere questo rito di sottovalutare la capacità intellettiva degli altri. Ci può dire? Con questi apprezzamenti ti spreca, scaccerà il corso di un brutto mitica. Scusami ancora un po' di qua, va pure, sei intelligente solo tu. Sì, io sono intelligente, ma che cazzo è capire la cosa, ma gli sei stato da aiutare a me che non la conoscenza. La luna e dall'altra parte. Ma sicuro, la compiacenza! La compiacenza sta a Piacenza! Ma le nostre, la vostra, ma che è la nostra, Steve? Che hai la crescita di pari, non soprattutto io, però la madre è buona! Angelina, non tocchiamo questo argomento stamattina, perché già mi sono fatto la croce con un po' d'onda la camicia. Povera Anna, non fai altro! Abbiamo capito, me ne vado. Con te ogni discussione degenera. Ma io non provo.
tocca l'estate. Per me tutte le stagioni sono uguali. Meno. Che bene, un bagno, non faccio di male. Sempre se me lo consentite. Proposta Margherita. Oh, ma sopra la spiaggia. Da potete cavare in balacco quando volete. Se tocca se. E poi la vita con la spaprina in balacco. E poi io vi posso insegnare. E io vi posso insegnare tutta la nuova se volete. Un'abilità speciale, una venuta. Allora, voi vicinate voi. State sicuri? Ci venite a fare il nostro. Il nostro? A me non piace assai scherzare. No, no, no. Non è la mia, io sono secco. Io sono un ragazzo secco. Poi vi voglio vedere un po' più sollevato. Ci sono questo il mio strumento.
da lei. Come scordato. Però io sono senza porta e scordato per me. Io al mio negozio faccio così. Vino qualche ero, ma prendo un chilo di patate. E la sua del mangio vero. Un chilo di croissant. Stasera ancora mi zuccherà, addolce vedo sulla menta luce, lì è tutta stringa, è tutta paia, lì è tutta vasa, è tutta paia, basta, tutta vasa e ridurmente la canzone. Tra l'alberi c'è rasta, vuole fare, a carezza. C'è per la vostra carta di no? Qualunque preoccupazione, io me la faccio passare fino a cantare con la lenza. E se lo stesso principe! E mi parlava zio, due negozi sulle spalle, uno qua e uno dall'altra parte del paese. Ma non sa c'è e passa, la notte non si dorme. Perché c'è la notte? C'è la notte. Dopo ti chiamai solo i negozi, però pure farmi mangiare. Quelli dopo la notte si tagliano, sono bravi e non essere chiesi. Faccio scritto case, chiese, chiese, case, chiese, chiese, case. E non sono morto e ci ho morto da lui. E paura. E morto di giorni tre. Ecco. Ma la vedi? Volete, non è smanato. E sempre chiesi. Solo per andare in chiesa. Si occupa di una casa, eh? Regalo, cose, cose, fai tutto. E forse c'è di tutta la casa. Ma stai sempre da sala? No, no. Continuate a cominciare così. C'è mio fratello. No. Mio fratello non è più una responsabilità che un aiuto, donna Leroy. Ma è più valente, davvero? No, no. È più grosso. Ah. Oh, mio figlio. Piede Ficella. No. Ah, ma tu già, sta pazzicuccia e si fermò l'indecidenza. E poi c'è un amico che ti sono dati di chiò e lo figurì. E appunto sale, ce la c'è. Però è che sei. Povero Felice, toccato, no? E se volete sapere, quello mi arruma, ce ne arruma. Ah. Ma, allora, ci pensate voi a parlare con vostro fratello? Nino, mio fratello, forse parte per l'America, eh? Ah, chi è? Non è lo stesso, almeno mi dicono qua, gli ti cambio un'altra canzone. Sì, che io lo stesso. Ma non l'avete detto che l'hanno trovato un male da canto? Ah, vabbè, ma ormai è passato. Prima c'era un'altra atmosfera, no? Abbiamo parlato di tante altre cose. Non so se ve la posso chiedere. Ah, no, non è. Me la posso chiedere, donna Lenù? Io me la chiedo, donna Lenù! Siete stata mai baciata da un uomo? Ma c'è quella che fa gloriosa, Caterina! Ci sarebbe di male? Io sono convinto che non ci sia stata mai baciata con una lenta.
E per questo non sorridete mai, perché nessuno vi ha mai baciato. Il sorriso della loggia venne da quel, dal primo bacio che vi disegna sopra un uomo. Lucia! Lucia! Mandate!
va bene. E poi gli do un cartuccetto. Martina, che sei sorda? Una sorda che ci sta, ma? Che ci sono piazzata. Ma mica mi dicevi. Stavo tutta la gamba. E sei che la vuoi fare con un professor, se dovrei io andare dalla sala, non è mai che mi sono venuta. Va bene. E così, in casa sai, per il cattivaglio, sono 21 volte, beh, questo non ve lo saprei dire.
e sinceramente non mi interessa. La cosa importante al momento è sorvegliare la signorina Elena, perché il parto potrebbe avere conseguenze gravi. Ti presenta male? No, ma bisogna pensare che l'età della gestante è un po' avanzata. Sono 43 anni. E inoltre la prima gravidanza dovrebbe allontanare pasta, patate e fagioli. Ma è il comodato che ci criate? È una domanda. Quello cresce lo stesso. Vedete, al momento il bambino è un parassita. Prende dalla madre tutto ciò che gli serve. E la madre, che dovrebbe cercare di dimagrire per rendere più agevole un taglio ove se ne sentasse la necessità. Bene, io adesso vado in ospedale e faccio fare d'urgenza l'analisi delle urine. Scusate, signora mia, come siete? Sono la cameriera. Ecco, allora, dentro ci sono le analisi che deve fare. Sì, ogni 15 giorni mi porti un campione con le urine. Se è un po' di denaro va bene. Vado a pigiare. Ecco, signorina, un campione. Bene, io torno domani. Mi raccomando, cercate di tenere tranquilla la signorina Elena. Quando una donna della sua età e in quelle condizioni diventa responsabile. Io vado. Buongiorno. Secondo me, la calma, fortunato per bene. Calma!
Avete avuto coraggio
se non quant'era la parete, vedi sempre la polizia. Bravo, bravo, Lenucci. Può darsi pure che a suo figlio non c'è. Non è la prima volta che una donna si sposa e nata lo figlio. Sarò la fortuna di non averne. Resterà tutto tale quale come a prima. Cos'è? Ma potevo rimanere veramente tutto come a prima. E non doveva andarci. Ma come a? Senza me, ieri, senza me, che ci sono fatto domani? E mi picchiava la mano con me, e mi dicevo, non so piangere, ma mi piangere. Ma perché anche la stessa stata in piedi, se no, alla morte mai, e così è contro le dice, bravo le luci, è stato onesto, fingate. Che lo stesso cristiano, mangi lì, caso ne avevano fatto, non lo sai, non stato mai. Perché come taglia? E va bene, non è che gli scoccia tutto. Ma dici che così ti faccia la frase. E poi, vedo che ora può perdere un guaio irreparabile, credo che laggiù in della vita vostra. Ah, tu Valerio, ma perché ve la prendete tanto? Mi ha detto di la prima e manco molto, ma... E poi, vostro fratello è un artista, io non un intelligente. Sul principio rimarrà un po' turbato. E non mi scredo per un calvincocca di goccio. Non muoiendo se ne faccio una ragione e tutto quanto torno una volta. E poi, per un freddo gusto, sei la mente. Un cadone se ne pensa. No, ma c'è di orruato. Ma non è che sei da lì da là. Sì, mi città non vuoi farlo fatto, che non ti farlo sta a te. Ma che ne fai? Ma non vuoi farlo a Roma, ho fatto un telegramma, che arriva da Michele. Potrei più parlare e a Roma non mi pensi. Ho detto che era caldo quando ho fatto. E a questo parete che era male gusto. Per quando c'è la stazione a picchiare. E... Chi è come fatto a scegliere? Il figlio non si spiegherebbe la mia attesa. D'altra parte, diciamo, vai c'è anche sete. Ma potremmo neppure un tocco di goccio, sono arrivate anche tre. Ma le no, un tocco di goccio, da me tu stesso non cade in mezz'ora. Ma non mi sta la testa! Ma sempre bene. Quanto la signore? Cosa fa? Buongiorno, Luigi. Sì, avete bisogno dei miei seguiti. Se non vi do fastidio, mamma G, arriva mio fratello con il traffico delle 9:30 da Barletta. Però ve la prego. Grazie. Ditegli che io non ci sono potuta andare perché sono un pochettino indisposta. Non ci devo dire nulla. E c'è gli altri non a te, ci sono. Acci via! Ma l'indispositivo con la signorina che è? No, poi te ne hai notte, o abbassa l'indisposizione. Non mi guarda. Adolfo, no! Io dico, a prepararti con due parole per piazzare. Arriva un povero cristiano a me, senza salvare, scuppettate che si apposta, tra che è e secondo te il meschino deve essere privato anche dalla solidarietà disinteressata di un amico fedele. Cico, ma lei che non so capire. Ma quando parli tanto
capisce, ma va a picchiare i tarini. Ma voi giocare la faccia! Manca la stagione! Mandato sempre e invece poi la
la persona, ma se non c'è un'altra cosa in te, dammi un vista. Sarà che non vengo a parlare. Bravo! E ieri, piaga, come ha detto a chiamare la lavatrice. Ho detto che la chiama scuola la chiama Maxei, dice come notte la chiama Maxei, e ho detto che da due ormai la scusa, ma no, che gioia, bravo, sto punte, ma io sai, ho mandato un gisto da troppo che avrebbe fatto. La notte sotto palco a casa e a suonare. E ieri, da sau, finché la madre, così a sé. C'è un bel canotto cadere. Minoccia! Quattro sono per una! Ciao, Gesù! Stavo stavate sola, non anche io. Buongiorno. Già le ho interrotto il discorso. Io non me ne vado. Stavamo facendo solo quattro chiacchiere. Perché? Niente di importante. Voi potete restare, la presenza di una donna come voi è sempre gradita. Io poi ho portato un cesto di verdure. Vieni per la data. Quello non è un cesto di verdure. No. No. E ci viene. Quella è la pagina a colori di una rivista americana. Oh yes. Love America. Cosa? Love America. No, no, no. Guardate quel giallo di Pemelo, come si riflette nel rosso fuoco di quei pomodori, ritorne! Oh no! E ci fa un inusimento un bacio anche la promessa, la faccia di cicchia. Beh, compadre, ho pensato tutti per tu, l'ho detto, ma facci un altro, ma cosa per lì? E gli esempi, ma dimmi c'è più bravo, mi guardo. Poi mi bacia la presto, perché non ci sono attrezzato, voglio farti dire miracoli di luce. Poi, ci vedi, ci avresti. Perde, oh, uccisi, fuori, Una tempesta? Non ci condanneggia la tempesta
che già... No, dico io! Mo che viene il fratello di Cumaleluccia, come pensate di arregolarvi? Ma donna Angelina... Meno! Cagliete per il capito bianco e saci per cadere. Verso di truppe il carattere col signor Voda, malefica c'è muretta. Ma so per certo caso, giovanotto, non ti scherza. Dile di quando che avevo avuto compromesso sta donna. Donna Angelina, dal momento che voi sapete tutto, abbiate pazienza. Oh, io sono venuto per sapere le luci come si sente. Io ho incontrato la signorina Russo e mi ha detto che per il momento tutto procede bene. Tanto senza luci, tanto come d'accordo. Signora Angelina, lo volevo! E lo volevo da una vera donna! Donna Leuccia! Il figlio è venuto! E mio moglie! Io e Leuccia pulito me e tutto resta ancora! E se ma voi non avete risposto alla mia domanda? Qual è la vostra domanda, scusate? Vi ho detto! Come pensate di regolarvi col professorio? Quello come arriva! Come arriva? Il professorio. Ma cadena, a re che è arrivato il professore, come va? Ma va tutto il cavascio. No, io non scherzo, non faccio... Torino! Quello si chiama Gaetano di Noia, il fratello della donna, arriva a lui ha un faccio di tu. Ecco, io lo farò servizio con la massima serietà. Quando sapete fa? Dalla mezza giornata tutti i pomoni sotto la sala. Ma fa chiamarsi Gaetano di Buona, non è che ancora si stanno servendo. Questo vostro zio dovrebbe parlare col professore? Si capisce. Scusa, te la potete fare adesso? Donna Angelina, io sono un ragazzo timido, sono chi? Io ho fatto a te 10 anni.
E a quell'età faceva ancora trovare una compagna per due intendessi. Mi cadde sulle spalle la responsabilità del negozio. Proprio quella di mammina. Come sta? Come sta? Ste buone, ste buone, non le dico. Senza l'aiuto di mio padre, come si fa a giocare a tappeto? Chiudevo pure un manicomio che si faceva male. E questo vostro zio, come si chiama? Gaetano. Ecco, e non ho potuto aiutare niente. E così fu. E il mio umano che stava a Gaetano. Come si tratta di non lasciare mancare? Lui si interessa ancora oggi delle cose nostre. Tutta la parte amministrativa. Ascolta, si interessa di terreno. Ah. Ma poi ce ne ha pensato te. E dice, dopo ti smunè, capisci? Poi ce ne ha pensato te e dice, dopo ti smunè, capisci? Ah, sto capendo, fece l'agraio. Sì. Guarda, guarda, guarda. Però, non è. Non ti può guadagnare pur tanta soldi. Dici, io devo vivere di quello che mi basta. Poi, se ne avrei 50 miliardi. Però, con il cacao, c'è la cacao, non ti scusare. E quindi, quello è l'unico suo luccio. Una sola donna, poi. Una sola. Ma ancora meglio programma pure sa fare. E la città. Così. Ma dopo che mi piace! No, 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 no. E ancora sopra, che c'è cambia? Ma c'è una parola. 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 C'è Ah, questo fratello! No, si è sentata a fascia perché c'è un calare!
cavallo ci sono la carava. C'è lo sforzo. Amici carissimi, il professore è arrivato. Compare Angelina, compare Vincenzo è stato così gentile da venirmi a prendere alla stazione e lo stesso voi per cui avete fatto compagnia in questi mesi a mia sorella Elena. Io per questo, Angelina, vi ringrazio di cuore. Ah, quanto è bella l'America se sapeste come Angelina. Mi sarei potuto trattenere là ancora così 7 mesi e forse pure un anno. Forse che sono stato preso dalla nostalgia. Ma un bagaglio tale di cose da raccontarvi. Ma tutte meno importanti di quella che dovete raccontare voi a me. Voi siete lo zio di Nino, non è vero? Precisamente. Don Gaetano, se non è vero. Gaetano di nuovo, mi è per servito. No, onorato, Don Gaetano. E là abbiamo il padre del bambino che dovrà nascere dopo. Caro Nicuccio, la gente ti osserva, ti analizza, ti seziona, caro Nicuccio. Noi crediamo di aver fatto le cose cip-cip, non ci abbiamo fatto cip-cip in mezzo a un barcare. Quando è che ho scoperto
Thank you.
stai sto profondendo. Grazie, grazie. Allora, io sono un galantuomo. Sono un uomo fatto tutto d'un pezzo, al quale potete promettere un autotreno di brillanti per far dire una bugia. Non la dico. Adesso, fronte alta e mani pulite. E chi vi dice il contrario? Dov'è? Questo lo sto dicendo perché voi non mi conoscete. Sapete, io vivo in campagna, a contatto con la natura, che non tradisce mai. Io sono abituato a parlare con le piante, gli alberi, le foglie, la frutta. Una conversazione sana e senza contraddittorio. Un'opera libera. Con l'armonia di una partitura inattaccabile. Una partitura armonizzata dal musicista divino, a Tomuz Mingela Giugali, anche una parte per entrare in battuta. Sì, ho capito. Dunque voi la sera vi sentite in mezzo all'aria e vi sentite l'opera. Proprio che sì, ma siete che terra mi sento l'opera. No. E con questo voglio dirvi che ci pigliate con la faccenda del mondo e per conseguenza anche quella di vostra sorella, state in cerca o fatti scritte lungamente per il loro tornaconto. Andiamo avanti. Perciò voi sapete che in ufficio non ha mezzo di fortuna. Una cosa, stendo stata anche la vecchia rete, quella vecchietta della mamma. Ah. Ed è l'unico mezzo di sostentamento che la buon'anima di mio fratello si lasciò. Con l'introito di questo negozio, hanno a cambio il canale, di noce e ovre. Io, per conto mio, vado tutti sabato per portare i conti. Per questa mia prestazione, non percepisco un'altra. All'introito di questo negozio è consistente, non vedo. E nasci pezzi. Finché Minuccio vive con la mamma, come si dice? A dove io tre, dove mangiano tu, potrei mangiare pure te. Ma domani, mettendo su famiglia, con la creatura già che sta arrivando, non so, Minuccio non è che può pretendere dalla madre di più di quello che percepisce ora. Ma tu sapete quanto vedi muore? Minuccio, no. 60.000 lire secche secche al mese. Che gli bastano, che gli avanzano per le sue cose personali. Domani, ripeto, mettendo su famiglia, che fai? Buono da fare tutte e tre. Già, avete ragione, da casa. Qua bisogna trovare una via, eh? Oh, benedetto è Dio. E questo dicevo io quando prima volevo parlare. In che modo, in che maniera, in quale proporzione? Io sinceramente non lo so. La vita decide voi, però a strada la macchia. E di questo non avete mai parlato fra voi? Come no? Abbiamo parlato. E non avete mai deciso niente? E se ne andate, sì. Questo. E lo aspettate per il tempo. Minuccio vuol fare la gara. Ah sì, però su. Che vuol fare la gara? Bravo. Un posto che ha la moglie o la notte, un volo l'altra. E per forse se ne va a loro? Affitto, fammi parlare. Niente, non vuol fare la gara, papà tre. Volo, se vuol fare la strada per posto d'auto. Se vuoi aprire le guzzette, non è per bello. Guzzette? Un bel negozio. Ma non deve essere un negozio di primizie, professore. Dove trovate la frutta di compra speciale? Mille speciale! Ma ci vede? Ma ci vede? Facciamo l'esempio. Natale. Vai lì. Ma ci vede, professore. E allora? Ma senti, non ricordo. Non lo spiego. E ci togliate. Non ci trovate. Non fa. Adesso ho capito, sì. Natale con la neve. Invece ci ha fatto in più tra sì in una cosa di noce e picchiate un cetraule con un bel chilo di prenda con una bella luce brutta, eh? E tu ci dovresti aiutare, perché? E ci sono mai a bella, come faccio? Ma scherziamo, per impiantare un negozio del genere, ci vuole un capitale.
capitale d'inizio almeno di 5 o 6 milioni di lire. Io non ho una somma del genere. Chi meglio di te lo sa, Lenù? Chi campa da fare da Edo, io vivo del mio lavoro. No, mamma, tu non devi spostare la lira. Senti, credami. Ma dove stai dentro? Se non fai l'accendere, la re. Ma non c'è nessuno. Ma non posso? Ma te ne rendo non posso. Cosa capisci? Nevo? Non posso portare la casa. Ah, insomma, sì. E io tu dici che pure per questo partito. Ci vuoi deciso. Faccio tutto posto. Quello è un pianterrino comodissimo, ci sono pure quattro stanze belle grandi sopra, un pianterrino talmente ampio che anche a voler tagliare un bello spazio per una sala d'armadio, di spazio ne resta e ne avanza un sacco. E tu, ti pieno di cose inutili, si giovici, quadri, furnelli, sì, sì, è vero, in verità sì. Sì, ho un sacco di roba legge, dismessi, mobili dismessi per lo più, sì. Tant'è vero che avevo anche pensato di contattare un rigattiere da me per fare piazza pulita di tutto, sì. Le quattro camere ci bastano come abitazione. Ma quello che sono, di luce, di avrologio. Sì, a faccio. Scherzate. Io ho studiato a Vera. A Dudro, grazie ad angolo di due strade principali. Ah, Grus, bella la vedi! Professore. E la spesa di impianto? I 5-6 milioni che servono per aprire uno sto benedetto negozio? Professore, che io ho fatto tutta la vita, la vita mai. Ma non sta fatto la te. Ah. E ora essa può. Ureste? Ma cosa sta? Andiamo. Andiamo! Quale sta la proprietà di Golda Rivera, professore? Proprietà? Quale proprietà? E le posso parlare con il deposito? Professore, vuoi avete appicchiato un deposito con quattro canne sopra la vita di Alla Zetta? Ah! La mappa c'è, Nino? Senta, Rosi! Io lì sono capito! No. Aspetto una donna che deve venire da fuori. Sono 10 anni che l'aspetto. Questo è un tasto dolente, professore. È un tasto dolente. Amore, no. Questo fatto mi malisce, professore. Professore, siamo uomini. Sono innamorati di una donna. Questo è tutto e non mi vergogno di dire. Una donna che mi ha abituato e forse per questo mi ci sono incaponito. Non c'è niente di peggio. Sono arrivato a un punto, professore, che qua una vera non è camminato. Questo è stato lo scoglio durante la scaita. Ma io l'aspetto. Prima o poi per la maturazione. Mobili? Quali? No, diceva mia sorella. Mobili? Che mobili ha intenzione di arrivare a fare? Lui, generoso com'è, perché la generosità di mio fratello è proverbiale. Ma quando ti penso? Quando è papà e mamma? C'è che dici, ma sì, che da misura di giovani con sta magia. Idris, Leno, di nuovo, papà e mamma ci sono andati a lavoro. Ma cazzo, scusi, questo è fatto roba da. Papà e mamma ci sono andati a lavoro. Già, per loro i mobili sono inservibili. E poi con quei mobili si possono avere dalle qua appartamenti. E ma spingo usando no, io ti costruisco tutto, fare il quale come sta.
paio con la prega, sta di famiglia, un quadro di zappa, so tutta la sua vita, che va a sé, dalla voce del bambino, come dice, le rompe, ti chiamai, vedi che lo morto le porta a tempo, e la voce di zappa che dice, le rompe, ti chiamai, a te, se lo morto, tanto sei un ricchiero, e ti apelle con la rete. E poi tu, in quelle mercato, ci volevi fare lo studio? Io non si parlava per niente di matrimonio. I mobili sono tuoi, su questo non si discute. Leno, il fatto del deposito poi con le quattro camere... le quattro camere per voi sono di tagli, tu facci le cose posto. Io non devo dire... Basta, Leno! Basta, fammi parlare un po'. Quando comprai il deposito con le quattro camere sopra, sembro a tutti, compreso mia sorella, una pazza. Uscito appena dal fatto dal periodo del pagamento delle rate di questo appartamento, perché questo appartamento è anche di proprietà mia. Con il sudore della mia fronte e con il mio lavoro e la mia abilità, sono riuscito ad assicurare un tetto per me e per mia sorella. Come vi dicevo, quando comprai il deposito con le quattro camere sopra, a tutti sembra una follia. Ecco, Don Metaglio, io non a tutti e per prima mia sorella, e sapete perché? Perché finivo da poco di pagare le rate di questo appartamento, perché questo appartamento è pure roba mia. Con la mia abilità e con i miei sacrifici ho assicurato un tetto a me e mia sorella. Nostro padre ha vissuto per più di 20 anni in questa casa, ma non ha mai avuto intenzione di comprare l'appartamento perché l'affitto che pagava era molto modesto. E anche perché, anche se avesse voluto, non avrebbe potuto. Perché è vero che papà guadagnava molto, ma spendeva pure a sé. Come vi dicevo, con i miei sacrifici e con il mio sudore, ho assicurato il tetto per me e per mia sorella. Quando a tutti, dico a tutti, questa mia sembra una pazzia. Ecco, quello che io voglio dire è che, secondo me, quando uno fa un acquisto o una spesa inopportuna, come diceva mia sorella, non ha il dovere di raccontare a nessuno il perché e il per come ha deciso di fare quella spesa. Vuoi dire che tu, quando l'hai comprato, già sapevi la destinazione che devi dare alle quattro camere con il deposito? Il professor Bolino dice che quell'acquisto, che allora sembrava tanto inopportuno, attualmente sta rivelando la sua opportunità. No, Donella, non volevo dire questo. Lasciatemi finire. Quando acquistai, io e mia sorella, quando acquistai questa casa, con lei, sempre così, siamo stati legati da un affetto veramente simpatico. Io vorrei regalare ad Elena, ma tutto quello che avessi, che ho questa casa, il deposito con le quattro camere, 10 palazzi di casa se li avessi, Donella. Il problema è il guaio, è che io sono un piccolo proprietario, Donella. Quel poco che ho, come me lo tocco, le ho, come volevo, come pazzi, Pippi, frate me, corme, e me, come faccio? E come faccio? Posso parlare, io sento la voce della nonna, del dottore Anderburga, con nonna c'è come dicevo, agli uomini, Pippi, sta attento, Pippi, pinza la venei, quello che io dico è inutile, è un gioco forte, è lungo, per il momento, oh, guarda, c'è in un appartamentino, adesso con 40-50 mila lire al mese si trovano degli appartamentini veramente graziosi. Ma chi le dice questo? Lei? Io ho pensato che voi, da sposi nuovi, sentivate il bisogno, l'esigenza quasi di restare per conto vostro in una casetta appartata, ma ci mancherebbe altro. No, è un centino. Centino? E ci invece! Sicché vuoi che ti dà di aiutare? No, io non è che mi rifiuto, io non posso! Ma scusate, e voi dovete seguire il mio naso? Piano, metà, piano, perché vostro nipote è venuto in questa casa di testa sua e si è
servito a suo beneplacito, senza aspettare che il padrone di casa gli dicesse posso offrire. Professore, voi siete una persona seria e un uomo di morte. Qua, tra qualche mese, nasce una creatura. Già. Vi voglio fare una nota. Sì. Mettiamo per ipotesi che mio nipote si faccia i conti in tasca e dica non posso mettere su famiglia. Un camarone, come di regolare. Vorrei essere preciso nella risposta che aveva, ma ciò non mi è possibile. Potrei dirvi, mi regolerei così e così, salvo poi regolarmi in tutt'altra maniera nel momento in cui vostro nipote mi dà la risposta che avete prospettato. Se il Muccio si fa i conti in tasca a questo punto e mi dà la risposta che avete prospettato voi, allora è solo allora che io saprò dirvi come potrò regolare. Professore, la risposta mia è questa. Tra 20 giorni l'annuncio è sposato. Comporta di nuovo. Lenù! Non venivo un figlio, Lenù! Bravo! Bravo, sì, un uomo, davanti! Bravo! Queste sono le parole che volevo sentire da te. Bravo! Lenù, oramai devi capire il perché di questo mio discorrere. Non vi offendete, eh? Ma da parte mia poteva anche esserci un certo sospetto nei riguardi di Don Gaetano di Lenuccio. Adesso che la sua buona fede è chiara, adesso le cose si faranno liberamente e nella chiara luce del sole. Allora lasciatevi guidare da me, faremo tutte le cose a norma e nella piena legalità. Per il momento non c'è bisogno che ve ne andiate in un'altra casa, no? Qua l'appartamento è grande, non ci daremo fastidio. Il fatto è che non ho deciso ancora dove fare il mio studio. Per i mobili puoi prendere, ce li hai, sono quelli dei nostri genitori. Sì, ma Peppi, un momento, se no, lasciami finire. Per le quattro camere con il deposito sotto, ci metteremo d'accordo dopo. Stabiliremo in un tanto di prigioni al mese, ecco. Come vi dicevo, non ho ancora deciso dove fare il mio studio. Se Lenuccio dimostra una seria attività, una dedizione al lavoro, la nascita delle reti del bambino, io piglio il deposito, Lenuccio, con le quattro camere sopra e ve le cito come regalo di nozze. E questo dopo il matrimonio. Avete la mia parola, Don Gaetano? Se ci faccio il professore. Nesmas, chiamami come a te. No, grazie. Preferirei il nome di papà. Però... Beh, c'è una roba, la chiamano mamma. Ecco, vorrei dire che sinceramente io avevo pensato di intestare... No, professore, ma mi dà freno fare. Che cosa? Un negozio a manifestare mammi a quella povera bracciare. Bravo, questo ti fa ancora più onore, non ti preoccupare di nuovo. Ah, ma ti fa apposta la vicchiaretta. Oh. Sì. Caffè di Napoli. Torni e questi in America. Ci mi sono ucciso. Torni no. Torni no. Stai venendo con la Russia? Ma non mi dare più.
candele. Ne devi accendere una al giorno, una giorno, davanti all'immagine di Sant'Anna. Così fino al giorno che viene alla luce questa povera creatura innocente. Quando sono finite queste ve ne conto altre 30. Attendendo. Qui dentro, cara, so solamente io cosa ci sta. Questa ve la dovete legare sulla pancia in direzione della testa del bambino. Non va la pancia. E tenerla così fino al giorno del lievemente. Che bella. E ve la devo legare io stessa, perché mentre ve la leggo devo dire mentalmente una decina di parole che conosco solo io. Lo so. Andiamo da quella parte che vi metto la borsetta. E non proprio? Non vi dovete rifiutare, donna Elena. Noi dobbiamo stare con la coscienza a posto. Ninuccio farà il suo dovere e noi non dobbiamo avere sorprese durante la gravidanza. Andiamo. Gennarino, caro, tu non puoi entrare. Gennarino. Don Ghetta, per cortesia, date voi un'occhiata a Gennarino. Mamma, dove mamma? Io volevo vedere la mamma. Un'altra volta vai. Don Gaetano, per cortesia, tenetelo voi. Donna. Sono buono, non c'ho pietà. È la tentazione, Don Gaetano. È la tentazione. Domani mattina andate in chiesa e fatevi confessare. Già che ci siete, fatevi pure la comunione. Andiamo con lei nella sua sala, per sentire. Quella, quella è vostra madre. La mia. Anche mia. Mamma, se potete, le cose nostre. Ci siamo figli di Moletto. Io e di noi siamo fratelli. La bicchiare! La bicchiare! Ma, professore, cosa che non riesce?
Ma sono che concretate che non la voglio sentire più. Le donne. No. Io! Io sono fotografica! Sei guasce, sei guasce. E tutto! Ma va bene, qui. E la decina è andata alla casa. Come quattro volte che hai lì? Ma raccomando. Va bene. Ho permesso, professor. Prego, prego. Ma so che non lo faccio. Mamma mia. Mi faccio! Come dire? Mi fai una domanda in te. Ma è giusto. E c'è troppo figlio. Ti pagano per fatica. Ma così non scasamini vero e proprio. E più che non scasamini ci vuole una pastella. Non mi compro più mamma. Cala madonna. Porto pure di Dio sempre come tengo le piede per adesso. Mi avete ancora per morto, Tony. E la puttana da andato a letto con questo. Quando sei tu. Sì, siediti qua un momento. E più mi chiedi di questo. Che farà? No. Ma adesso? Come no, Tony, ma ci mai via così. Come si deve muovere così? Come si deve muovere? Bevi, bevi, Tony, alla nostra. Madonna, madonna! Non posso mandare in giostra, mi costa anche non viene cara da guerra con le fine di chi? 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 Un padre di me, perché io ti ho padre uno, cioè, ho un vero padre uno, ma buon anno a te, sì che tu calando. Ma tu parlo di nulla, c'è da Tony. Peccato di aprire su, ma si facendo parlare peccato di aprire su. Ma ti tratta male? Ti tratta male, è malamente. E quanti malamenti e malamenti? Donna Rosa, la santa fede, per il suo. Ma madre? Ma madre, ma madre. La madraia, che non è una signora che è proprio buona buona che vede. De una delicatezza e una giungalezza, che non sto né uè, non si faccia sentire manco fiero. Chi è proprio una bella Tony, ma che se ne fa? La donna Rosa non la vedo da tutta la sera delle cantine. La Rosa è giovane e bello. E diciamo che da ogni noce la tende avanti e più tranquillo stai. Quando non so il cannaio così, da ogni noce avesse il muretto su. Pupito, lo so, tu lo sapevi, ma faccio il pesce tu, non lo chiamerevo, ma lo so. Tony, ma cara del professore, come si faccia a parlare? Cosa, Tony? Ma perché lo sapevi? Non è di scegliere, ma dico, ma ci ma sei tu, sa tu, dico, ma nasce un mezzo sacco. E come la legge? La vita voglia vuole più del fenice. Poi ti trovo sempre un carbutto che tra sé. E che senti una bella fede? Come non c'è niente stato? Come la legge? Trovo sempre un carbutto che tra sé. Non so che già sei, ma non è che c'è. A che fai un so di carbo, lo tappo me. Però, non va per... Scusa, non ho avuto un figlio. Se sto aggiustando la testa, che quarta gamba, non so quarta gamba. Un ricordo che dottor Asevo ti sono passato principale. E Tony, ti ha sposto mo. Ma Tony, ma non ti dormi. Tony, non parli di suo. Tony, non parli di chi tutto il mondo. Chi è capace di chi è tutto il mondo? Tony. Faccio il guarda per carne della persona. Sta per te, sta sapendo. Che come nasce un'altra di sangue. Ascolta, e per lei, uno, la legge, tre sputi in caduto, e axina per la pena.
Che fai, Tony? Tony, che fai? Non hai voluto farci un po' tra me. Dille a mia sorella Elena che se vuole il Palizzi lo deve chiedere a me, Tony. Ma dove? Ma quando sento un uscio di fare un quadro come la ferma la nuca ci manda. E non hai voluto di stupi. Lo so. Si dice i mani. I mani. Voi insomma che è una. Sì. Un mucio a me. O cinque. Cinque. Ma me ne leggiamo un drogo. E poi una bocca mi manda per me. Se te non tengo un drogo che ne chiamo anche per spapare io. Per spapare un regalo. E poi vado una carta retta, merenda, merenda, merenda. A tu vengo carana, caronna, caronna, caronna. State battendo, professore. Professore, state battendo. Cadoni non c'è calcolatore. Birbande. E cimicio. Stai lavorando molto, Gennarino? Tu non mi parlavo, sto facendo una fatica. Ma non ci voleva fare gli strati. E io quando si fanno gli strati di casa, faccio gli strati pulendo. Bravo. Mamma me l'ha messa. Ah, non te l'ha messa, mamma? Sì, ma io sono rimasto qua per fare lo strati con il cuccio. Ho capito. Mamma ha portato le candele a Sant'Anna. No. Per far passare la male. Ma mamma stava malata. Mamma stava malata tanto bene. E non lo sapeva. Che malattia tenevi, in generale? Mamma non lo sapeva. Se aveva il papà che glielo diceva. Mamma. Sì. Ah, mio papà non è morto, Gennaro. Come? Qua è stato bello. Ebbene, scusa. Non sta al camposanto. Papà, sta al camposanto. Ma non era avanti di Nuccio. Era avanti di Nuccio. Sì. Ma io non l'ho fatto, mamma. Nuccio si addormenta e papà si sveglia. E parla con mamma. Quando ha finito, papà si addormenta e Nuccio si sveglia un'altra volta. Ah, e tu non sai che cosa gli dice? Papà con la voce di Minuccia, mamma, Minuccia con la voce di papà, insomma. Cosa gli dice mamma? Ah, dice papà che si deve sposare, perché se no non esce dal purgatorio. Ah, papà sta al purgatorio. Papà sta al purgatorio, non sono a tre quanti anni che deve fare. Papà sta bruciando. Come ci vuole che si risposa in maniera casa. E se non c'è Gaetano, la sua casa vanno bene. Come? Come Gaetano si voleva sposare alla mamma? Oh! Ma guardate che era schiavo. E poi gli ha schiavo. A Zio Gaetano. Non mi piace, non mi piace niente. E racconta, mamma. Dimmi tutto, generale, dimmi tutto, lei può, non mi ricordo tanto bene. Sì, sì, raccontami, raccontami. Mamma, è matta una. Non mi ricordo perché. Allora, non si voleva coricare. Allora, chi è Gaetano? Sì. Ora, ecco! Ho capito, generale, ho capito. Ma mamma, ma non è che è fermo, lo mi lascia. Ma adesso con me? Oh, papà, il giorno dopo è venuto a detto che ha risparmiato un altro anno di purgatorio. Sì, capisco. E adesso mamma si inchiesa, no? E mamma mi sarà più tanto bello. Allora sarà andata a casa. Sì, sarà andata a casa. Ah!
metà, che ne vedi, dai profondo, poi dai profondo, vieni, vieni. Oh, Madonna, vedi quanto sangue c'è dentro. Aspetta, aspetta, ti metto la garza. Mamma, ma chi ti ha dato le forbici, genere? Mamma! Mamma ti ha dato le forbici. Stringi il polso, stringi il polso, oh. Se no esce tutto il sangue e muori. E poi ci dico, via, corno. Si è tagliato il dito, stava rischiando l'amputazione del papà. Mamma! Dolino, qua bisogna chiamare la madre. Bisogna, sì, perché bisogna portarlo al pronto soccorso, però mi raccomando. No, sì, vai a chiamare con la voce, ma non dire niente né a Elena, mia sorella, e manda di tutto. Se no, si sta vedendo, non c'è niente. Se ne fai, vai per fare. Donna Elena, non ci sta. Ma che si scherza? Ma la scherziamo? La proprietà, tutta l'azienda di vostro marito, vero? L'azienda di mio marito?
Ma mio marito non teneva niente. Tutto quello che abbiamo è tutta roba mia. Vedete, mio marito affittò un fondo vicino alla Malunga. È là che ci siamo conosciuti. Io avevo solo 15 anni. Ci siamo innamorati e ci volevamo sposare. Ma lui era vero, aveva già Minuccio e Gennarino. E mio padre non voleva. Poi alla fine si è convinto e ci ha lasciato sposare. E quindi io sono figlia unica e la proprietà è tutta roba mia, compreso i due negozi di frutta e verdura. E quando morì vostro marito, don Gaetano sentì quasi il bisogno di prendere in mano le redini della situazione. E come potevo fare io da sola? Sapete, la proprietà mia è molto grande. Ah. 30 ettari di vigneto ad Andria, 40 ettari di frutteto a Canosa, poi ci sono le fabbriche delle mozzarelle, la mia villa a Barletta, e ho gli allevamenti di pecore, di cavalli. Ma qualche maialetto ci sarà? Due allevamenti di maiali, naturalmente Don Gaetano mi ricatta. Certo, lui ha ormai le mani in pasta dappertutto. Ma io non posso accettare la sua proposta di matrimonio. Da quando è morto, mio marito non fa che ripetermi la stessa cosa, che non mi devo risposare. Ma io comunque non sposerei mai Don Gaetano, perché è falso. Guardate, da quell'uomo è interessato. Per esempio, io vado a Canosa, dopo 2 ore arriva pure lui. Mi sposto a Barletta. Dopo neanche mezz'ora mi ha già raggiunto. Adesso sono qua. Prima era vero già che non si è arrivato. L'uomo falso e vendicativo. Basta, basta, donna Rosa, basta, non ne parliamo più, anzi, mi dispiace di aver tirato fuori l'argomento. Perché dovete guastarmi il sangue? Basta. Parliamo d'altro, vi va? Sì, proprio così. Parliamo d'altro. Ecco, donna Rosa, poco fa avete detto una cosa a mio parere un po' strana. Ecco, avete detto che vostro marito vi avvisa, vostro marito... Ma toglietemi una curiosità, se vostro marito è morto, come fa vostro marito a riferirvi, a parlare? Ma è una cosa tanto naturale. Naturale? Certo. Voi dite? Sì. Vedete, mio marito si serve di Minuccio per parlarmi. Ah. Io me ne accorgo perché Minuccio incomincia a sudare e diventa bianco come una carta. E all'improvviso la voce della buon'anima di mio marito comincia a parlare e mi dice quello che devo fare e quello che non devo fare. E cosa vi dice? Cosa dovreste fare o non dovreste fare? Per esempio, non devo andare al cinema, non devo andare a teatro, non mi devo truccare, non mi devo togliere il lutto. Ma è un sacrificio un po' troppo grande per una donna della vostra età, non lo sa. Beh, è una missione, caro professore, ma ci sono pure i vantaggi, sapete? E quali sarebbero? Beh, vi ricordate quel giorno che ho portato le candele a donna Elena? Certo. Quella stessa sera Minuccio torna a casa, tutto stralunato. Mi dissi, Minuccio, mangia qualcosa. E lui, no, non ho appetito. All'improvviso incominciò a diventare bianco. E incominciò a tremare, chiuse gli occhi. E allora dissi calma in me, stasera c'è la vista. E infatti poco dopo iniziò a parlare con la voce di mio marito. Così vattene a Bari, che tu stai malata. Io, e che malattia tengo? Vattene a Bari per tutta la salute. Ma c'è il matrimonio di Minuccio e donna Elena. Pensa a te, vattene. Per questo non sono venuto al matrimonio. Ma vedete, con questo sistema mio marito mi assiste e mi dice anche se sono malata oppure no. Scusate, che malattia vi diamo di Minuccio? Beh, il nome della malattia non saprei dirlo. Nemmeno i medici l'hanno saputa dire. So solamente che è stata una ricaduta. Una ricaduta? Ma allora dura da molto tempo questa vostra malattia. Beh, sì. Da quando? A periodi mi sento solo in chiusa. Quali sono i sintomi, donna Rosa? I sintomi? Lampate, soffocazioni, mancanza di respiro, cerchi alla testa. Ho capito.
Per caso capogiri o pressioni? Sveni me! No! Vedete? All'improvviso, così senza motivo, mi metto a piangere come una cretina. Non fate pure, se ciò vi fa star meglio. Sì, dopo mi sento meglio. Perché vedete, se le cose non fossero andate così, io e voi...
faccende, vi raggiungo lì e vi porto a mangiare in un ristorante per tanti due rimasci. E là mi raccontate di nuovo il fatto della stoffa? Così. E voi mi scusate. Sì. Lo vogliamo dire a loro? No. E chi se ne importa? Allora facciamo così. No. Voi mettetevi con disinvoltura al vapore, ormai è tardi per andare via. Io lo tiro in cucina. Quando loro vengono, vedete come avete visto. Dopo viene andata a casa vostra e io di là. A dopo. Bravo, bravo, tutto a posto, pronto. Alla fatto l'operazione? Sì, ho capito.
suo comandante. A buon rendere. Buonasera. Oh, Zichetta, buonasera, buonasera. Scusa. Meno, anche deciso. Ci sono, ci sono. Perché la manca, sai chi è stata manzata? Ah, ma più già. È sempre la stessa storia, Zichetta, sempre la stessa storia. Non vi siete preoccupati, ci è successo. Ci è successo. In ambito calmante, non va a fare ciò che non è niente, per tutto ciò che ha fatto. Ma santo il Dio! Ma la faccia è il primo, quanto il primo è lo so. Ho detto, Donato, dovete essere accompagnato. Mettendo tutti che non fosse l'ultimo nemico sotto la faccia l'altro. Se puntare e se ne sciuta, senza manca salutare. E no, avanti. Ma non c'è più, 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 non c'è più. No. Il Palizzi! Pippini! Grazie, quando sei buono! Grazie! Però è la gioia mia quella di regalare qualcosa a te, tu lo sai, eh? Grazie! A te, Lucio! No, però... Mi raccomando, Ninù, è un pezzo di valore quasi inestimabile, direi, Ninù! Professore, non è che le quattro cavalle grandi in quel mio posto, manca per mettere un vedo meglio! No, lasciamo stare, sono convinto che mia sorella Elena un angolino per il Palizzi lo troverà sicuramente, non è vero? Ma certamente, professore, noi dobbiamo parlare di cose importanti. No, peraltro, però tutta la sacchetta non le parla. Io voglio sapere, quelle quattro camere, cosa mi devo dare, se te la devo dare. No, no, io ci ho pensato bene, ci ho pensato, io il deposito con le quattro camere sopra, le recito come regalo di notte. Oh, grazie, grazie. Sì, grazie. E noi domani andremo dal notaio e faremo tutte le cose in regola. E di nuovo faremo come diceste voi, la proprietà la investiamo alla mamma vostra. Ah, sì, la mamma. Piacere, mi preoccupare perché io non resto da sotto, no? Come non resto da sotto? Ma se Lucia, Lucia, ce la vorrei qua, mi piglia pure la mia mano da su di stessa, sì, di nuovo, sapete, con vostra madre, con la vostra madrigna, oggi abbiamo parlato seriamente, sì, con Donna Rosa, lei. Abbiamo parlato, parlato, parlato e poi deciso, deciso, deciso di sposare. Come no? Così, le luci e le luci potranno chiamare papà e tu nonno. Come gira il mondo, oh, Ninù, e quante sorprese che ci riserva! Perché sono talmente emozionato, talmente euforico che non riesco a stare fino. Arrivederci! Faccio il recchio a papà, cagliere, sono scelato.